Benvenuti all'approfondimento sportivo di Bipres News. Ultimi preparativi in casa Manzoni Sport Andria prima di dare il via al campionato di Serie C maschile. Gli allenamenti proseguono a ritmo sostenuto e grazie a qualche piccolo ritocco, tra poco più di una settimana la squadra sarà pronta per l'esordio in campionato contro il Manfredonia. I dettagli nel servizio. A pochi giorni dal fischio d'inizio del campionato di Serie C maschile, la squadra allenata dall'inedito duo Lo Zoi Fabiano è pronta per la prima gara contro il Manfredonia. Abbiamo ascoltato Gianluca Porro, con il centrale andriese abbiamo parlato della presentazione degli obiettivi stagionali e della guida tecnica, novità assoluta della Manzoni Sport Andria. Allora, a pochi giorni dall'inizio del campionato, a che punto è la preparazione della squadra? Sicuramente è a buon punto, stiamo ancora cercando i ritmi giusti di gioco, però siamo a buon punto. Bisogna darsi ancora un po' da fare dal punto di vista della ricezione, secondo me, però per il resto credo che i nuovi elementi si siano ambientati benissimo, quindi sarà una settimana, penso che saremo pronti per l'inizio. Ok, anche se un po' presto ancora, ecco, lo slogan di quest'anno è "Nel gioco valgono le emozioni", la passione per questo sport, no, è quello che vi spinge un po' anche ad andare avanti. Anche se presto, dove può arrivare secondo te quest'anno questa squadra, calcolando anche questo mix di giocatori di esperienza e giovani, insomma? Io quando ho saputo del progetto che hanno deciso di fare, soprattutto quando ho conosciuto Julian, subito ho pensato che questa squadra può arrivare in alto. Secondo me non so gli obiettivi della società, non c'è stato, probabilmente puntano alla salvezza sicuramente, ma secondo me questa squadra può dare molto di più a questa città, quindi credo medio-alta classifica, non mi voglio sbilanciare troppo. Amichevole di lusso lunedì sera al Paladisfida di Barletta. I campani della Pepsi Caserta hanno sfidato gli israeliani del Maccabi Tel Aviv per il trofeo della disfida. Tra schiacciate spettacolari ed azioni di gioco di alto livello, il Maccabi ha dato lezioni di basket ai campani, che non hanno potuto far altro che tentare a più riprese una rimonta mai riuscita. Il match si è chiuso sul punteggio di 69-80 per il Tel Aviv. A fine gara il tecnico della compagine campana ha avuto parole di elogio per i vincitori e, nonostante la sconfitta, si è detto contento per l'amichevole, poiché è servita la squadra per capire fin dove potrà arrivare nel prossimo campionato. La polisportiva Andriensis inizia con il piglio giusto i campionati maggiori del settore giovanile. Gli allievi regionali, allenati da Nicola Santovito, superano per 3-0 la Nuova Andria in un bel derby disputato al Sant'Angelo dei Ricchi. I giovanissimi, guidati da Antonio Cavaliere, invece, vincono di misura per 1-0 l'altro derby di giornata contro la S Andria Bat, che in panchina può contare sulla preparazione del tecnico Antonio Nanni, grazie all'accordo di collaborazione d'inizio anno proprio con la polisportiva Andriensis. Domenica prossima prevista la seconda giornata di campionato. Entrambe le squadre saranno impegnate contro il Trinitapoli. Nel campionato di seconda categoria di scena il derby della BAT. Aldo Nuva, i biscegliesi del nero-azzurro stellato hanno sfidato l'Atletico Andria. Il primo tempo della gara scivola via con tante occasioni da entrambe le parti, ma si chiude sul punteggio di 0-0. Partenza sprint andriese nella seconda frazione di gioco. L'Atletico Andria sigla il gol al 67° minuto, quando Matteo Paradiso, lanciato in contropiede, viene fermato fallosamente in area. L'arbitro concede il calcio di rigore e sul dischetto si presenta Berardino, che trasforma e porta in vantaggio gli andriesi. La squadra di casa però non ci sta ed è il via di una serie di proteste che costringono l'arbitro a chiudere la gara al 70° minuto. In attesa delle decisioni del giudice sportivo, l'Atletico Andria si gode la testa della classifica in solitaria.
archiviata la prima vittoria stagionale, il Barletta Calcio ha ripreso gli allenamenti in vista della partita contro il Siracusa. I biancorossi ieri hanno svolto la consueta doppia seduta, dedicando la mattinata al lavoro atletico, mentre nel pomeriggio spazio al lavoro tattico. Lello Sciannimmanico ha recuperato gli acciaccati Agnelli e Beraldo, mentre sarà out Dall'Occo. Salvo defezioni dell'ultimo minuto, il tecnico dovrebbe riconfermare l'11 schierato al Puttilli contro il Cosenza. Intanto è sempre attivo sul mercato il direttore sportivo Pitino. Dopo l'arrivo di Galeoto e Frezza, nell'ambiente si vocifera di altri ingressi che andranno a consolidare la rosa e a renderla più competitiva. E per oggi è tutto, vi rimandiamo all'appuntamento con l'approfondimento sportivo di giovedì prossimo.